Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai dirò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridire come io ventrai, tant'era pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi chi fui al pie d'un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle, vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allora fu la paura un poco queta, che nel lago del Corme era durata la notte che io passai con tanta pietra. Mercoledì 3 giugno, ipogei di Piazza Vittorio Veneto, verso Matera in Cantadante, incontro organizzato dal comitato promotore del Club UNESCO di Matera per presentare la lettura diffusa della Divina Commedia, che nel settembre prossimo farà diventare la città dei Sassi inferno, purgatorio e paradiso. Intanto iniziamo dalla serata del 3 giugno, che cosa succede? Succede che inizia il reclutamento iniziale dei cantori della Divina Commedia. Inizia in maniera ufficiale perché in realtà attraverso i social, attraverso il passaparola, per questa ragione ho la voce un po' bassa, questo reclutamento è già iniziato nella città e ha incontrato oltretutto, sta incontrando un coinvolgimento sempre maggiore. Noi ci stiamo rendendo conto di avere in mano così, una perla che sta diventando una gemma sempre più preziosa. Perché si parla di reclutamento? Chi sarà a leggere i versi del sommo poeta? Saranno i materani e saranno coloro che sono legati a Matera per una ragione o per un'altra e che già ci dicono di voler tornare per leggere i canti della Divina Commedia. Lo spirito è quello di creare un'unione corale della nostra città. Noi inizialmente avevamo pensato, visto che di fatto la Divina Commedia non è mai stata letta nei Sassi, è un'idea che magari è venuta a tanti. Forse si aspettava il momento giusto, forse proprio questo in cui la città sta iniziando a respirare con un'anima sola. Allora nell'occasione dell'anniversario del 750esimo anno della nascita di Dante e in occasione della costituzione a Matera di questo comitato promotore del Club UNESCO che vuole promuovere la pace nella radice del cuore degli uomini attraverso la poesia, le arti, la conoscenza, l'educazione, questa coralità, questa partecipazione, questa voglia di trasformarsi e diventare migliori attraverso la poesia può essere la strada, forse una strada bella. L'evento del 3 giugno può definirsi una sorta di trailer di quello che avverrà poi a settembre? Senti, sì, perché di fatto allora i nostri ospiti d'onore sono stati reclutati da noi proprio per realizzare questa regia, che non sarà facile. Noi con le stesse risorse avremmo potuto veramente chiamare un attore famoso, invitarlo a leggere due o tre canti e la cosa sarebbe finita lì con un evento offerto alla città. Invece per poter realizzare questo evento, evento che nasce dall'anima della città, occorre una regia davvero professionale, competente. Abbiamo chiamato Franco Palmieri che racconterà la sua esperienza di lettura diffusa di Dante da New York a Bucarest, a Milano, a Firenze, Ravenna, insomma in Europa ma anche oltre Europa. Il nome di Dante risuona alla stessa maniera efficace e della Divina Commedia davvero in tutto il mondo. E di Davide Rondoni, con cui 2 anni fa, lui è legatissimo a Matera, ha realizzato tante iniziative, con cui
po' di anni fa iniziamo a parlare di lettura diffusa di Dante e che sarà presente in questa regia insieme a associazioni, insieme ai materani, veramente in un coinvolgimento crescente. Per dirne una, il professor Montemurro di Italia Teatro sta traducendo dei canti in vernacolo materano che saranno letti dalle nostre donne, dai nostri vecchi, perché la cosa grandiosa è che questa possibilità viene data non a chi abbia studiato, a chi abbia un po' di dizione, viene data davvero a chiunque, che chiaramente dovrà esercitarsi. E vedere, non lo so, nelle scuole, quando abbiamo portato le locandine dell'evento del 3 giugno, vedere allo stesso modo infervorarsi gli occhi dei professori come dei collaboratori scolastici, vedere così entusiasmarsi gli accademici come gli ambulanti, per noi è ecco, la prova che il senso di quello che vogliamo fare sta arrivando alla gente. Noi italiani siamo così uniti nell'anima di questo grande cantore in maniera speciale, ce ne stiamo rendendo conto, perché questo coinvolgimento, che è solo parziale, perché vi assicuro che le testimonianze che stiamo avendo, la voglia di partecipare a questa meravigliosa avventura sono tantissime, si moltiplicano sempre di più. La poesia che, come ho detto, sa parlare ai cuori, e quindi se la nostra finalità è quella di costruire pace ed è quella di far partire dall'anima della nostra comunità intera una voglia di crescita, di sostenibilità, cioè di costruirci insieme sempre di più, allora può darsi che la scelta sia stata giusta. Franco Palmieri ha promosso la lettura diffusa dei canti di Dante in giro per il mondo. Qual è il valore di leggere Dante nel mondo? Ma innanzitutto rispondere a un'indicazione che Dante stesso dà di portare quest'opera per le strade di Firenze, sue di allora, e che venisse ascoltata da Fabbri e da lavandaie. Nel tempo un po' questa indicazione è stata tradita e quindi, diciamo così, la mia idea è stata semplicemente quella di seguire l'indicazione del maestro e di riportarlo alla gente attraverso la gente, non attraverso gli studi, le interpretazioni e quant'altro, in qualche modo di farlo scendere da certi scaffali alti e portarlo per la strada. Sicuramente il valore che sto vedendo in giro, cioè diciamo così, la risorsa più potente è la potenza della parola. In un momento, paradossalmente, in un momento come quello che stiamo vivendo, appunto di collegamenti eccetera, la parola di Dante ha una sua forza cristallina, cioè come un diamante resta lì, incide, commuove, prende, comunica, perché è una parola vera, essenziale, che non ha fronzoli, è una parola asciutta, non so come dire. Davide Rondoni, poeta italiano, tradotto in 10 paesi nel mondo, affermato sia a livello nazionale che internazionale, diverse iniziative anche nella città dei Sassi, che ha decantato con i suoi versi, ancora protagonista con un evento a Matera di cui è promotore, ideologo. No, è un'idea che ci è venuta una notte, che eravamo in un bar insieme a Stefania, di far risuonare la parola di Dante dentro i Sassi, che è una, essendo i Sassi una cavità dell'umano, perché i Sassi hanno ospitato e ospitano tutte le fasi della vita dell'uomo, no? Da quella più apparentemente elementare a quella più alta, cioè dagli animali ai santi dipinti delle chiese rupestri. Quindi i Sassi possono essere un grembo in cui far risuonare la voce di Dante, che è il poeta che ha dato meglio di tutti voce al viaggio umano in tutte le sue dimensioni. Da lì è nata l'idea. Ed immaginiamo che il ruolo di Antonio Montemurro della compagnia Thalia Teatro nell'iniziativa Matera incanta Dante avrà a che fare con il vernacolo in qualche modo. Sì, Stefani infatti mi ha chiamato, non solo per quello veramente, mi ha chiamato Stefani innanzitutto perché io traduca 3 canti della Divina Commedia, uno per cantica in dialetto materano. Io, a dire la verità, quando mi ha fatto questa proposta sono rimasto sconcertato, così, come si fa a tradurre Dante, pensavo, in dialetto. Mi sono messo così, non poco convinto, dico la verità, della cosa, quando invece ho visto a tavolino che è traducibilissimo.
E mi sono ricordato che Dante appunto scriveva in volgare, volle scrivere non più in latino, lui non so, il De Monarchia l'ha scritto in latino, ma la commedia ha preferito scriverla in volgare proprio per andare incontro al volgo, cioè alla gente. E beh, quale messo migliore del vernacolo per andare incontro alla gente? E quindi è una cosa veramente stimolante, affascinante, che faremo insieme a Stefania a settembre, che mi entusiasma molto. Ieri proprio una mattina, a promotto, un solo gnanero che cristalla, che stava che aiuta, quando un padre a terne mi vuole la prima vete che era cosa bella. L'ora che aveva in la primavera, che era friscola, che la petta petteta, mi devono coraggio, che non mi basta occhio, quando apparisce, non sa l'occhio nel leone. Testimonianza ancora di più della parola universale di Dante, che riesce, diciamo così, ad essere efficace anche tradotta in vernacolo. Sì, sì, anzi mi diceva Palmieri che è stato a Firenze, c'è una raccolta di letture della Divina Commedia nei principali dialetti italiani, oltre che in tutte le lingue del mondo. Bene, sto pensando, e perché no anche il dialetto materano? E questa è una cosa ancora più stimolante. Finalmente si fa cultura, ecco, con tutto il rispetto per i balconi fioriti e il peperone crusco, finalmente la letteratura, che ne so, la danza, il teatro, la pittura, l'architettura, possono entrare anche loro così nella voce cultura. Ma nell'ambito di questa iniziativa Antonio Montemurro ha anche una sorpresa, ce l'ha detta a microfoni spenti, adesso lo diciamo a microfoni accesi. Sì, io a microfoni accesi vi ripeto che sarà una sorpresa e non vi anticipo nulla. Anche l'artista Andrea Sansone, autore insieme alla sua squadra del carro trionfale in onore di Maria Santissima della Bruna, carro in cartapesta, parteciperà a Matera Incanta Dante. Si sta definendo, ogni minuto si sta definendo sempre di più. Allora, Stefania, che sta portando avanti questo progetto, che mi ha conosciuto 3 anni fa in occasione del carro, è voluta venire lì alla fabbrica, ha visto il carro e mi ha subito voluto coinvolgere. Tu devi far parte del progetto. Il carro di quest'anno, non dico nulla perché saranno gli altri visitatori a giudicarlo, però è il frutto di 6 persone. È un motore a 6 cilindri, siamo 6 persone che stiamo andando avanti, per cui questo progetto era giusto che potesse coinvolgere gli altri 6 cilindri. C'è un passo della Divina Commedia che riguarda proprio la Samaritana e quest'anno il tema ci sta. Poi ci sono alcune fasi della costruzione del carro che possono essere affiancate ai canti della Divina Commedia, perché c'è il momento del purgatorio, del momento dell'inferno e il momento del paradiso. Anche il fumettista Danilo Barbarinaldi, nella giornata del 3 giugno, nella promo, nella presentazione, nel trailer di Matera Incanta Dante, ha partecipato e ha letto Dante. Con quali motivazioni? Allora, essenzialmente perché, insomma, partecipando alla realizzazione del carro della Bruna, sono, diciamo, uno dei pistoni che ieri, insomma, ha presentato il fatto che il carro sarà parte fondamentale. Come diceva Franco, il regista, c'è addirittura un cantico del Purgatorio, il 29esimo se ricordo bene, che descrive un carro che, manca a farlo apposta, coincide con il nostro. E niente, quindi è stato un piacere, un onore, è stata anche una cosa difficile perché, insomma, leggere dopo certi signori che fanno parte di una certa materialità è stato complicato, però insomma l'iniziativa è proprio questo, cioè Dante è volgare tra virgolette e quindi parte da noi, da tutti, ecco. Cosa hanno in comune questi paesaggi? Come dice lei, ricordano anche un po' il grembo materno con la parola del sommo poeta. Ma sai, Dante è uno che a me fa quasi tenerezza vedere quanti pezzi d'Italia ci sono in paradiso, purgatorio, inferno. Matera non c'è, però così facciamo conoscere Dante a Matera e Matera a Dante, quindi in qualche modo così anche Matera entra nella commedia. No, devo dire che questi paesaggi qui hanno, come dicevo prima, hanno questo timbro molto forte di una vita che è come un viaggio.
e Dante sa parlare a tutti per questo, perché ci ricorda che la vita è un viaggio, non è una vanvera, è un viaggio verso il mistero e quindi un viaggio anche, come dire, rischioso, no? Io credo che vi state esponendo a una cosa abbastanza, da una parte sicuramente emozionante, bella, no? Ma insisto, ma più che difficile, no, non è difficile, però è personalmente rischiosa. Io insisto su questo elemento del rischio personale, perché, cioè, se ci pensate, cos'è la Divina Commedia? Il fatto che Dante, avendo avuto questo grosso problema, che la vita gli sembrava senza senso, avendo incontrato Beatrice e avendola persa, cosa fa? Decide di fare un viaggio che poi esprime nella divisione inferno, purgatorio e paradiso. E cosa incontriamo noi nell'inferno, purgatorio e paradiso? Incontriamo tutta la vita di Dante, le cose che lui aveva conosciuto, il gossip che aveva sentito, Paolo e Francesca, un gossip del tempo, i personaggi che aveva incontrato, i libri che aveva letto, la sua vita rigiudicata. E Dante fa questo, perché come fai a fare un viaggio in fondo all'essere? Qual è il metodo? O sei rapito in cielo come San Paolo, come l'Egitto all'inizio? Oppure hai un solo modo per fare un viaggio in fondo al significato della tua vita? È giudicare tutta la tua vita, perché se la vita non la giudichi non diventa esperienza. Sono le cose che tu giudichi, in qualche modo collochi un paradiso, un purgatorio, un inferno, sono le cose che tu giudichi diventano esperienza vissuta, se no sono solo cose che ti capitano, sono solo cose in cui sbatti, sono solo cose a vanvera che ti capitano. L'unico modo che un uomo ha per fare un viaggio fino in fondo alla propria esistenza è quello di giudicarla, e giudicarla secondo il proprio cuore, secondo la propria cultura. E Dante fa questo. Se si pensa alla Divina Commedia, è tutta una serie di incontri in cui Dante rigiudica tutte le cose che aveva visto: Manfredi, Guinizelli, Cavalcanti, Paolo e Francesca, gli imperatori, l'impero romano, i salmi, cioè tutto, la sua vita, il Papa, no? Tutto, rigiudica tutto. Perché se un uomo non giudica la propria vita, non arriverà mai a comprenderla, cioè andare fino in fondo. E questo, che Dante, e questo appunto Dante lo fa non per farlo lui, ma per invitare tutti a farlo. E capite che allora fare della propria vita un'esperienza, fare della propria vita veramente un'esperienza, e non solo uno sbattere con una palla di flipper da un posto all'altro, è un lavoro rischioso, è un lavoro impegnativo, è un lavoro che ti chiede di guardare in faccia le cose, di guardare cosa vuol dire amare, cosa vuol dire soffrire, cosa vuol dire pregare, cosa vuol dire quello che vivi. Guardarlo chiedendo di che senso ha. In questo senso è rischioso leggere Dante. Non è comodo leggere Dante. Scorre chiaro, ma non è comodo. È facile perché è un enorme poeta, ma non è comodo. Non vi apprestate a una cosa comoda. Personalmente, poi sarà bellissimo, sarà bello condividerlo, sai, che è un fatto culturale importante. Sono sicuro che il fatto che Matera, capitale della cultura, legga Dante in maniera così popolare sarà un messaggio importante per tanti posti, per tante città e per un certo modo di fare cultura, che insisto, un modo di fare cultura che parte dall'esigenza del cuore della gente, non dal fatto che si hanno dei soldi e si fanno delle iniziative, che è un'altra idea di cultura, no? Ma il rischio che voi correte è quello di giudicare la propria vita, di giudicare la propria cosa. Quando Dante fa salvare l'anima per una lacrimetta, pensate questo in un'epoca come la nostra, giustizialista, sempre pronta a puntare il dito contro gli altri, che scandalo è? Basta una lacrimetta all'ultimo momento prima di vivere. Portare questo giudizio su di sé e sugli altri, quanto ti obbliga a cambiare? Noi siamo molto facili a condannare noi stessi e gli altri. E Dante dice no, basta una lacrimetta all'ultimo momento. Questo è sempre stato uno scandalo. Allora, leggere Dante significa fare i conti con cose molto scandalose, con cose che possono sovvertire un certo modo normale di vivere le cose che si vivono. Per questo avere a che fare con la poesia è sempre avere a che fare con un fuoco, non con una cosa comoda. E allora trasmettere un fuoco, per rispondere alla tua domanda, non è un problema di marketing o un problema di comunicazione mediatica. Trasmettere un fuoco significa viverlo. Se lo vivi, lo trasmetti. Se non lo vivi, trasmetti solamente la tiepidezza. E come dice giustamente la Bibbia, Dio vomiterà i tiepidi.
E questo è un posto che insomma ama il rischio e ama il viaggio rischioso, questo, in questo senso che ci sia una consonanza interessante tra la poesia di Dante e Matera. Davide Rondoni continua ad essere vicino a questa città perché? Perché mi invitano, perché è una bella città, ho conosciuto in questi anni delle persone meravigliose e credo che sia una città dove tutti possono trovare qualcosa che riguarda il proprio cuore, quindi in questo senso è una capitale vera. Ultima domanda, quali tratti della, quali estratti dei tre canti verranno decantati? Ecco, ne vogliamo tutti, ricordare qualcuno? Tutti, verranno cantati tutti, sì, tutta la Divina Commedia a Matera, questa è l'idea. Poi vediamo se ci si riesce, però mi sembra che la risposta sia bella. Sperando da tutta la città. Esatto, speriamo, speriamo. Ecco, qual è la forza di queste parole di Dante che riescono trasversalmente a secoli, generazioni, ancora a trasmettere emozioni? Qual è la forza? Perché sono parole vere, non sono parole pensate, sono parole che nascono proprio direttamente dall'esperienza. Lui dice, o mente che scrivesti ciò che io vidi. Cioè non c'è pensiero nella Divina Commedia, non c'è artificio, paradossalmente. E quindi siamo di fronte a parole vere, come la parola mamma, acqua, sasso. E di fronte a queste parole ognuno di noi prova un brivido della sua esperienza di mamma, acqua e sasso. Dante riesce, nonostante l'enorme costruzione della Divina Commedia, a fare arrivare la parola assoluta, come, che ne so, come farti toccare l'oro, come farti toccare la pietra vera, cioè come girare per Matera. Cioè girare per Matera o vedere appunto il Palombaro, uno è di fronte a qualcosa di assoluto, non interpretabile, ma che ti commuove per il fatto che è un vuoto d'acqua ed è un pieno di senso. Cioè in mezzo a quel luogo, in mezzo a Matera, cioè è come possibile quasi sentire l'eco delle parole di Dante, che appunto sono parole vere, non tradiscono, sono assolute, dicono solo cose vere, non hanno bisogno di essere interpretate, tagliano direttamente appunto l'anima e il cuore di chi ascolta. E quindi nacque insieme questa suggestione, questa avventura, questa ipotesi folle di portare appunto qui nel corso dell'anno, in questo luogo appunto l'intera Divina Commedia fatta dalla gente. Secondo poi un'indicazione che lui stesso dà, che quest'opera doveva essere appunto letta ai fabbri e alle lavandaie appunto della sua città. Questa era una dei suoi, diciamo, tanti pensieri. E quindi è iniziato questa avventura che in particolare mi ha portato per 10 anni consecutivi a lavorare a Firenze con circa 9.000 persone che io ho, come dire, contattato, conosciuto, provinato, ascoltato, consigliato una per uno. Perché appunto il lavoro consiste in questo rapporto, diciamo così, sincero, profondo, umano, non interpretato, con la parola di Dante, col canto di Dante, con appunto questa verità dell'esperienza sua che emerge in qualsiasi affermazione, in qualsiasi riga, in qualsiasi verso. E cominciò questa avventura, non si sa se si va avanti, se si va indietro, soprattutto in questo tempo in cui la cultura, come è stato detto prima da Davide, è un po' un'attività post-domenicale o post-serale. E ricordo che un pomeriggio ero lì a provare con una persona di qualche anno più di me, un signore toscano che stava leggendo un canto, e lo vidi piangere. E io rimasi imbarazzato, perché sai, difficile è stato fronte a un uomo che piange, e gli chiesi, è successo qualcosa? No, non ero ancora abituato. E lui mi disse, no, guardi, cioè io mi commuovo quando leggo queste cose, perché Dante è nel nostro DNA. E io non avevo mai sentito dire una cosa del genere, sapevo che Dante era importante, c'erano delle cose importanti, ma sentire un uomo vero, con gli occhi gonfi, che dice questa cosa di Dante, mi confermò in quello che stavo facendo e quindi mi armai di santa pazienza. E così sono trascorsi tanti anni con tutta questa gente. Quali sono gli altri luoghi che ha scelto per leggere Dante? Questa manifestazione è stata fatta evidentemente a Firenze, evidentemente a Ravenna, è stata fatta nelle metropolitane di Milano, è stata fatta in un campus universitario vicino a Chicago,
è stato fatto in una piazzetta di Yerevan, capitale dell'Armenia, dove proprio, soprattutto all'estero, c'è una grandissima passione, una grandissima attesa nei confronti della bellezza di Dante, e anche questo per me è stata una scoperta. Poi mi hanno chiamato, insomma, come ormai si è detto già tante volte, insomma, da altre parti anche fuori dall'Italia, perché appunto Dante, come sapete, è stra amato all'estero, soprattutto nei paesi di lingua inglese. Sono stato fino in Armenia, non so neanche dove fosse, e non avrei mai immaginato che addirittura c'erano delle persone che studiavano l'italiano per poter leggere correttamente Dante e poter innamorarsene, come succede al signore che dicevo prima, appunto, del DNA. Questo percorso è di tutti, cioè chi partecipa alla manifestazione di Firenze, che adesso tra l'altro viene fatta anche a Ravenna, tra l'altro apro e chiudo una parentesi, ho avuto la notizia di Matera, capitale della cultura, mentre ero a Ravenna, ed ero a Ravenna a lavorare per Dante, anche questa è una specie di gioco, di giostra del destino. Esatto, quindi dicevo, questa forza che Dante ha ce l'ha su tutte le persone, cioè su qualsiasi tipo di persona, cioè dal carcerato, tra l'altro extracomunitario di altri paesi, al ragazzino che fa il liceo, alla casalinga, nord, sud, dialetti, impostazioni, formazioni, non conta nulla. È vero quello che diceva Davide prima, proprio cioè è un rapporto con un cioè è incontrare un destino di una persona, e questo fa venire lacrime agli occhi tutte le volte che in questo oceano di versi, di bellezza, di parole, si incontra qualcosa che proprio ti ferisce come una spina e non ti va via. In quali luoghi a settembre saranno decantati i versi di Dante? Allora, questa è la novità rispetto a tutte le altre letture diffuse di Dante nel mondo, che di solito prevedono una maratona di 15 ore, chiaramente con un pubblico rotante. Approfittando della suggestione della specialità dei nostri luoghi, verranno letti il venerdì sera l'Inferno da questo luogo, dagli ipogei di Piazza Vittorio Veneto, il Purgatorio il sabato pomeriggio di fronte alla chiesa di Santa Lucia alle Malve con le quinte della Murgia, e il Paradiso la domenica mattina dalla Madonna dell'Idris. Per poter coinvolgere l'intera cittadinanza verranno l'intera cittadinanza e la vita di Matera. Stiamo girando dei video davvero da Picciano ad Agna le Piane, passando per gli ospedali, l'ospedale, passando per il carcere. Io ho citato anche la casa del professore che non può muoversi e che conosce la Divina Commedia a memoria. Leggeremo dei canti dal Carro della Bruna, uno per cantica, e così a settembre, forse i primi di ottobre, entro una settimana potremo dare la data precisa, il Carro della Bruna, che non ci sarà più, sarà di nuovo presente tra i materani. Dalla cava di Antonio Paradiso, le idee ci vengono una sull'altra. Come fare per essere reclutati? Come fare? Ci sono dei riferimenti, noi praticamente abbiamo cominciato a spargere sui social, ma verranno davvero, ci sarà un'operazione di volantinaggio per poter consentire a tutta la gente, volantinaggio che quindi ordinato, pulito, che sarà così diffuso per tutta la cittadinanza, perché a chiunque abbia una bella motivazione venga data la possibilità di essere lettore di Dante. Ve ne dico una per tutti, ma potrei dirvene tante, ragazzi che hanno, magari non di Matera, che hanno studiato qui al liceo classico e vogliono tornare, persone che vogliono dedicare il proprio canto a chi non c'è più perché lo possa ascoltare. Davvero le motivazioni sono una più bella dell'altra, ne stanno arrivando tantissime. Con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere ne tremesse, ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza, con la paura che uscia di sua vista, ch'io perdei la speranza dell'altezza. E quale quei che volentieri acquista, e giunge il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensieri piange e s'attrista, tal mi fece la bestia senza pace,
che venendomi incontro a poco mi ripigneva là dove il sol tace. Mentre ch'io ripinava in basso, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, misere me, gridai a lui, quel che tu sii, od ombra od omo certo.